ringrazio Alex perché è una persona squisita, gentilissima, no? Diciamo, forse dice anche di più di quello che uno cerca di fare. Questo nostro movimento è nato in seguito a una vicenda dolorosa che io ho vissuto purtroppo e ci siamo accorti che anche all'inizio, parlando con dei pediatri, cioè dice te ti occupi di una cosa che non esiste, cioè c'è qui i bambini, i problemi dei bambini non ce n'è. E io ho detto ma ti sbagli perché fate voi, quando qui nella nostra regione vedete delle cose che non vanno, prendete e mandate questi bambini fuori, per cui dati statistici non ce ne sono. Poi invece andando ad analizzare le varie situazioni, facendo diciamo, inchieste fra i pediatri, abbiamo scoperto che nella nostra regione ci sono 262 famiglie che vanno a curare i bambini fuori regione. E se è vero quello che si diceva prima, tutti, diciamo, prima preceduto i relatori, quando succede qualcosa nei bambini è terribile. Perché? Perché generalmente i genitori sono giovani e non sono preparati, cioè alla morte non è preparato nessuno. Ma tanto più, diciamo, quando si perde un figlio. Perché quando si perde un adulto, diciamo, è nell'ordine delle cose dentro che abbiamo che il figlio seppellisca il genitore, perché magari il genitore è anziano, io ho visto personalmente con mia madre che a un certo punto diceva non ce la faccio più, non ce la faccio più, e io pregavo il Signore che morisse, anche se mi dispiaceva perché io ero legatissimo a mia madre. Dico però non lo voglio vedere soffrire così, non ce la fa più, è una, cioè a una certa età, 92 anni, quindi uno a un certo punto diceva siccome tanto la morte è inevitabile, pure non ce ne sono, vederla soffrire, io ci sto male il doppio. Ma la cosa inversa no. La morte del figlio è la fine dei sogni, è la fine, diciamo, no, delle speranze, perché due giorni si uniscono, adesso avremo dei figli, che proprio, diciamo, fanno, abbiamo un caso questi giorni, di una famiglia, di tua moglie, e mi dicevano, raccontare la loro storia, dice, noi eravamo due persone no, non felici, di più, perché io avvocato, la mamma, dice, noi stavamo bene, c'era uno studio, andava molto bene, io guadagnavo, il marito è dirigente di una grossa azienda, dice, noi l'unico problema che avevamo non avevamo i bambini, dice, per cui a un certo punto dopo tante cure, abbiamo deciso di adottarli, cioè, quando stavamo per adottarli io sono rimasto incinta, festa tutti i giorni, cioè, perché cercavamo, stavamo bene, tanto io dice, abbiamo comprato una casa in campagna, dice, andiamo a stare là con i nostri genitori, i nipotini, noi lavoriamo, dice, e saremo felici, questo diciamo, no, il concetto, andava tutto bene, nascono due gemelli, festa grande. Proprio il gesto come ha fatto questa donna, così. Uno si è ammalato, morbo di Crabbe, cominciato i viaggi a Brescia, diciamo no, a costruire questo bambino, lei ha dovuto naturalmente chiudere lo studio e per stare dietro al figlio, il marito ridurre l'attività perché deve stare a casa con l'altro, oggi come oggi le nostre parti stanno facendo collette per curare questo bambino. Cioè, questo diciamo tracollo, diciamo, no, oltre il dolore del figlio, ma c'è anche il tracollo economico, rende le famiglie diciamo, molto precarie. Qualcuno dice perché non ci sono più i valori di una volta, è vero, uno è abituato ad un certo mondo, dice io avrò un figlio, questo diventerà grande, avrà la sua carriera, perché se, come si diceva prima, siamo in una società edonistica, poi invece crolla tutto, perché la malattia, perché purtroppo nella nostra regione, e noi per questo ci battiamo, perché la regione risparmierebbe 21 milioni di euro all'anno a sanità passiva e le famiglie soprattutto starebbero insieme. Infatti il motto della nostra associazione è a casa è più meglio, cioè il bambino deve essere curato a casa. Cioè, torniamo a quello che era un tempo, quando c'era il pediatra, il medico andava a curare i bambini a casa, io mi ricordo tante volte la bambina
diciamo, quando dovevo venire a casa, invece adesso spesso prendo, andato in ospedale e lasciato là. Quindi queste cose sono devastanti. Infatti le statistiche dicono che quando succedono questi avvenimenti il 36% delle famiglie si separa, il 54% vive da sbandati, solo il 10% ci riuscì di più. Ma nel 36% che si separa, uno di due finisce la droga, alcol, anoressia, suicidio. Perché cominciano i vari problemi, ma questo anche di fronte a un incidente. Io diciamo, ho una famiglia amica, marito e moglie che con tre figlie andavano d'accordissimo, loro facevano sport insieme, la domenica andavano sempre a correre insieme, morta la figlia, 17 anni in un incidente, la famiglia si è separata, tu lotta ancora adesso, diciamo, fra marito e moglie, ma anche tra il padre e gli altri due figli, lui se n'è andato, perché se te, perché l'hai mandata via, se c'ero io in casa, se, ma succedono queste cose qua. Quindi addirittura sono in conflitto, ma conflitto anche forte. La famiglia che era un esempio di unità. Ecco perché noi diciamo, noi abbiamo creato questo e abbiamo soprattutto diciamo, presentato a novembre, c'era anche Davide che fa parte anche lui, diciamo, il dottor Schembri dell'associazione Maruzza, sono andati a Roma e ha presentato la carta di Trieste, ovvero la carta dei diritti del bambino morente, che è la prima iniziativa al mondo che c'è, perché diciamo nei paesi nordici è uscita già l'idea, Belgio, Olanda, Lussemburgo, dell'eutanasia infantile, cioè quando il bambino se è grave lo si può anche far morire. E noi diciamo che nessuno è padrone della vita di un altro, cioè già uno potrebbe parlare su se stesso, possiamo discutere, no? Noi chiaramente siamo contro l'accanimento terapeutico, che è un altro discorso, ma noi in questa carta, che è stata elaborata da tanti esperti, medici, psicologi, psichiatri, tutto quanto, diciamo, si prevede anche di, diciamo, del problema dei genitori che restano, perché sono malati anche loro, perché quando sta male un bambino in casa coinvolge 300 persone, fra i familiari, diciamo gli amici, i parenti, la scuola, le istituzioni, le associazioni, perché noi diciamo che non c'è solo il problema medico, ma poi c'è un problema sociale, perché le famiglie poi si separano. Se poi c'è un altro figlio in casa, si ammala anche quello. Quello si ammala psicologicamente perché si sente trascurato, perché si sente abbandonato. Noi ne abbiamo di questi casi. Quel caso che dicevo prima, il gemello, addirittura quando vede il fratello spesso lo butta per terra tutto quanto e va dalla madre e dice: mamma, te perché non mi vuoi bene? Dice: io non sono più dei nonni, perché quando te vai via con Federico dice: io devo andare dai nonni, non ci voglio più andare dai nonni, cioè lui si sente buttato fuori casa. Questo bambino è spesso dal mare, ma te a me mi vuoi bene? Te a me vuoi bene? Oppure abbiamo avuto un caso di un bambino che all'asilo fa il disegno, dice: disegno la mia famiglia, ha disegnato lui, il padre e la sorella. E la maestra gli fa, dice: ma hai dimenticato, non è finito il disegno, finisce il tuo disegno. Dice: la mamma e l'altro fratellino dove sono? Loro non sono più con noi. Dice: questa è la mia famiglia, loro sono andati via. Il giorno dopo la maestra, quando il padre l'accompagna a scuola, dice: ma siete separati? Dice: cosa è successo? Perché gli ho fatto vedere il disegno, questo bambino ha 5 anni, lui dice: no signora, dice, mia moglie spesso è fuori col bambino perché stiamo curando il bambino a Trieste, dice, spesso la mamma passa anche delle settimane là con sto bimbo malato, noi non siamo separati. La mamma quando ha visto il disegno è svenuta, cioè io sono fuori con un figlio, quell'altro dice che no, nella sua mente la mamma non c'è più. Ecco, per cui anche questo adesso in cure psicologiche, cioè oltre diciamo, anche il dolore di questa famiglia, già che si sente, no? Vede, scopre che questo bambino ha questi problemi, ma il problema è anche un costo sociale, perché poi devi mettere lo psicologo. Quindi sono queste cose che noi cerchiamo di far capire anche alla regione, tutto quanto, perché diciamo, questa è la prima iniziativa del Centro Italia, purtroppo diciamo, non solo la nostra regione, ma
Io so che adesso si sta muovendo anche il Bambino Gesù di Roma, il Maier di Firenze, stanno lavorando perché stanno scoprendo tutto questo settore che è importantissimo. Basti dire che noi nelle Marche abbiamo 8 centri per gli adulti, nessuno per i bambini. E la stessa Lucia Di Furia, dirigente della regione, mi ha detto: Menimo, come hai fatto a pensare ai bambini? E io, oddio, perché ho avuto un percorso personale. Per questo, diciamo, no? E quindi con la Fondazione Maruzza, che è di Roma, Fondazione Maruzza, e poi vi lascio, è stata fatta da una signora che non era ricca, ricchissima, e dice: io, lei è morta a 40 anni di tumore, dice: io sono stata curata come sono stata curata perché ho i soldi, ma i bambini che non hanno niente, c'è chi non ha mezzi, che ha fatto questa, diciamo, ha tutto il suo immenso patrimonio per questa cura dei bambini, e adesso stiamo cercando anche qui nelle Marche di smuovere la regione ha già fatto la delibera per un hospice pediatrico, speriamo che si realizzi, perché, diciamo, permetta alle famiglie di non affrontare più i viaggi e andare lontano, ma curare i bambini nella nostra regione, che essendo piccola facilmente raggiungibile da qualsiasi punto della nostra regione, e avere questi bambini il più possibile vicino alle famiglie. Grazie.